Ok, ci siamo. Perfetto, intanto benvenuti ragazzi, sono Mighty Mars e siamo qui. Oggi facciamo una live su Twitch, Shadow of War, facciamo le fosse online. Poi questa live qui poi sarà anche inserita nel canale di YouTube, post, chiaramente, cioè domani, perché ovviamente poi vedrò se lasciarla intera o tagliare, quello vedremo un attimino. Cosa fare e quindi penso sia alla fine la migliore soluzione, perché io prima facevo la live su tutti e due i canali contemporaneamente, però comunque davo abbastanza problemi e quindi preferisco fare così, che comunque penso vada bene lo stesso. Allora, oggi facciamo le fosse online, quindi intanto vediamo qua come sono messo. Mi sono messo abbastanza benino perché non ci sono nemici infiltrati. I livelli sono anche abbastanza buoni perché sono livello 43, quindi questi sono anche abbastanza livellati. Anche se purtroppo non è che siano granché, perché ancora gente veramente buona non ne ho trovata. Quindi a questo punto andiamo subito a fare fosse e così non ci si pensa più online. Poi vedremo se fare anche qualche conquista online, vedremo un po'. Qui c'è sempre una missione del Balrog, poi quella la faremo un'altra volta. Qui ci sono delle missioni a tempo, però non danno punti di ricompensa per quanto riguarda i punti esperienza, quindi di solito non le faccio. Quindi intanto partiamo con le fosse online. Più che altro il mio intento è quello più che altro di scremare un po', siccome ho parecchi orchi che l'ho livellati perché non ho altro, però non sono buoni, quindi più che altro le fosse sono utili anche per prendere sì le ricompense, ma anche per scremare un po' quelli che tanto non ci stanno a far nulla. Poi magari che ho mandato? A caso? Non Ora ti ricordo do che una l'ho lezione, va mandato. bene? Vabbè, il primo se dovrebbe Ma come? sbrogliare, Abbiamo poi già andiamo finito a le vedere. vittime? Orgo e contrabbandiere. Facciamo scoppiare la bomba! Però quell'altro è più figo, Ti spezzo in eh. due! 40-31, ragazzi. Come fa a non farcela? 9 livelli di differenza. Su. Gli intrusi cadranno! Pure le bolas. Si Proprio. sta facendo inghiappettare da dietro. Ah, dai, non fa da lì a pallinare il filtro, su. Ah, hai anche uno scudo. Dai, non puoi, perdi 9 livelli, su. Dai che sto bene, dai! Ma guarda questo come si affolla, ragazzi! Oh, non lo lascio in pace un secondo! Oh! Ha Facciamo scoppiare fatto! Confuso, vai, vai! Bravo! Bravo! Vedi! Mi ci ha fatto fuori? Il primo solitamente ci si fa, il primo e il secondo dovrebbe essere abbastanza facile. Dove 70. Andiamo a vedere anche chi è, perché poi alla fine siamo entrati così. Oh,
Allora, il muro d'esecuzione, immune alle frecce. Ecco, il muro delle frecce mi è utile per quanto riguarda essere reggente. Distruttore, guastatori, esplosione finale che non serve a niente, colpi scuri, scuro difensore. Ora del veleno, confusa la furtività. Ferito dal fuoco, attacchi furtivi, ferito da bestie. Quindi lui mi potrebbe essere caratteristica epica guardiano delle maledizioni, che riduce tutti i danni subiti dalle maledizioni, poi bombe e mine. L'unica cosa utile è immune alle frecce e poi tutto il resto, mi sembra che sia un fenomeno. Comunque dai, lo mandiamo, perché comunque un reggente che sia uno utile alla difesa lo vorrei lasciare, cioè non vorrei mandare. Però insomma immune alle frecce si trovano abbastanza, dai. Siamo contro Bevi abbastanza a lungo. Grisha, la macchina Ormai l'hai innovato dall'acciaio. Figo però questo Questo è il messaggio della qua. Ma dove li macchina. trovano? Io sono sempre l'orco basico Adesso proprio. sono in forma. Chi vuole affrontarmi? È figo anche questo. Distorditi, questa è quella là, 36. Ma che fare i mimi? Fare le stesse cose insieme. Bello questo, sì, ci interessa. Occhi allo scoppio! Dai, su! Bella emorragia! Non ci È ora stare del botto! Ma quale leggendario è la fa la differenza, eh? Aia! È ora del botto! Ma sono pari per te. Dai, su! Ho preso un regalo! Il regalo, ma io lo devo poi regalo. Sentito? Bello! Occhi allo Mi la scoppio! schigna qua. Vai, stremato. Non l'avrei detto, perché comunque essendo leggendario c'è ovviamente un po' di difficoltà da mettere. Aia. È stremato, ma picchia più di prima. Vai. Leggendario, poi qua forte a fare il leggendario. Non è così scontato. Forziere veterano 994 Ponti. Il prossimo sarà un casino. Da qui iniziano le difficoltà. Non è che potrei vedere prima chi è? No, vero? Promuove epico. Sarebbe buono perché comunque anche epico mi servirebbe. Tante volte ci fosse qualcuno carino. Anche se dubito. Però. Ok, io comunque la riduzione alle Non sono maledizioni. impressionato. Uso il boil. Su, avanti! Fatti sotto se vuoi un assaggio di sofferenza! 42 pari. Intanto si stordiscono a vicenda. Ecco, colpiscile però. Beccati questa! Muoviti! Non capisco, se l'hai stordito una volta, perché lo devi stordire due volte senza fare niente? È ora del botto! Beh, comunque la maledizione la ridotto comunque. Allora, mamma mia, non ce la fa. Non ce la fa, non gli ha levato praticamente niente. Madonna, questo pesta come un fabbro. Occhi allo scoppio! Ti ho preso un Ma regalo! perché? Ma l'hai già stordito una volta. Niente, sentiamo.
Soffri e muori! E si sapeva. E si sapeva. Quindi leggete, è andato, andiamo a scegliere un altro che non sia, cioè che sia carino ma non troppo, perché no, io prima li vorrei vedere, posso prima vederli? No. Ah sì. Allora, imbullerare il veleno immune alla maledizione e sangue freddo, anche questo sarebbe utile perché sangue freddo è utile per la difesa più che altro. Prima penso sempre alla difesa, ragazzi, anche se comunque sono abbastanza debolucci, non è che non mi sto granché. In attacco a distanza bisogna situazioni ferite dal fuoco. Questo bello, questo zero proprio. Questo ce lo abbiamo spedito. Tragiato dal fuoco pure. Questo non era nemmeno da inserire, perché l'ho inserito? Dai, mandiamolo. Cioè questo morirà tipo in un secondo. Pure 41, Molto tutto. Cioè, fammelo fuori, sì. Non credo vada oltre. Google il selvaggio. Il selvaggio. Leggendario, subito si fate con leggendario. Ho moltissimo altro dolore da infliggere! Anche se il dolore è sempre terrorizzato! E ha messo subito il leggendario con il fuoco. Va bene, così si fa. Ma che fai? Cubusette, ma che fai dietro? No, ci credo. E che fai covacciato? Nemmeno lo ammazza. No, lo ammazza prima. Complimenti, io farei un applauso. Bravo, bravo. Complimenti, bravo. Un confronto veramente difficile. Vediamo lui. Two Horn, il nobolo. Quindi attacca a distanza, visto l'esecuzione, finito da attacchi a fortere. E ignifugo, sangue freddo, immune alle bestie. Un sacco di sangue freddo, classe avanza per assassino, oggi nessuna speranza di vincere. Se viene abbattuto, non hai un'ultima opportunità. Questo è carino il combattimento normale, però. Cioè, come difensore sarebbe buona questa, nessuna speranza. Cavaliere coltelli da lancio, cavaliere di Caragor, non è, cioè non è buona, porta sangue freddo, però questa in difesa sarebbe buona, nessuna speranza. Bubol, la serie Bubol mi sta simpatico, lui un po' meno. Sterminatore, tipo colpo, allievo brillante, si adatta velocemente, ma questo è carino. Io lo manderei, dai, tanto non è che sia fenomenale, però. Sicuramente meglio quello di. Meglio lui che quello di prima. Bubol! Anche perché c'è un Bubol veramente forte nella categoria orchi. Che però va a pescare.
Bubole e un altro che si chiama Re della Torre, credo, che sono veramente, cioè, molte che belli e anche forti, però al momento non l'ho ancora provato. Oddio, vuoi forse una sfida? Questo è un zombie, che spettacolare. Siamo solamente. Ma perché c'è solo roba scarsa? E gli altri a livello 36 hanno queste figate? Ma dove va quell'altro? Ma questo c'è, devi prendere a sporco questi. Cos'è? Maledizione, fuoco, vento, acqua, che cosa è questa? E qui invece quell'altro c'ha il pellicciotto. Idiota! 41-36. C'è di tutto questo, maledizione, fuoco, poi. Ah, poi recupera. Si sdoppia, si duplica. Che cavolo, l'ha rianimati! Ah, ma è fighissimo, io lo vorrei questo, come facciamo? Niente. E anche vinto, che cosa mio. Stai quasi meglio così che con la testa. Quanto è brutto il mio. Mamma mia. Oh. Vabbè, almeno i forzieri banali li prendiamo, almeno quelli. Oh dai, io su questo non ci scommetto, no, un euro, manco 20 centesimi. Però io conosco delle mosse che non ho. Un altro, è uguale a quello di prima questo. Prova a darmi una sfida vera e propria. Ma quella è quella di prima, un po' più di sé, sei la versione ciccione di quella di prima. Boh, normale sta cosa. Vai! Ma non sei in una bella posizione quella, no? Vediamo se il pellicciotto vince. Dai, 38-42. Forza il pellicciotto. Pellicciotto, pellicciotto. No. L'ho già dato, ne ha vinta una, basta. Già fatto il suo, scherzi, una sola, anche troppo. No. Ma come le prende? Dai però! Va bene, ma fai anche te qualcosa però. Vedi che lui prende sempre l'iniziativa. Dai, su, non ce la farà mai. Idiota! E mo ne è schivata una. Era pure Herbivore prima. Va bene, comunque la versione cicciotta ha vinto. Nuova leggente. Oh. A me quelli grossi mi piacciono. Non li vorrei sacrificare per niente. Ferocità dal gelo, che potrebbe essere buona come difesa. Ondata di potenza, buono. Pelle spessa, buono. Però lui è uno che mi sta simpatico. Perché vado, se non vado a forza, vado a simpatia. Anche perché a forza ancora non, diciamo che non. Non me lo posso ancora permettere di andare a selezionare per forza. Perché non c'è nessuno di forza. Quindi vado a simpatia. Qui si potrebbe mandare. Non mi sta simpatico. Dai, mandiamo lui, vai.
Uno bello grosso. Sì. Vediamo se quelli grossi sono grossi per qualcosa oppure per niente. Cosa ti va di provare a battermi? Vediamo se tu è sfida per me. Comunque lei ci sono, credo, prima sfida leggendario subito. Mi ha staccato la gamba di lei. Mi ha staccato la gamba di lei. Spera con... Ah! Ora comincia a fare gli attacchi a distanza che non c'entrano nulla. Cioè, se è grosso, grande e grosso, ti metti a fare l'attacco a distanza. Qual è il senso? Dai, su. Oh. C'è ben 8 livelli, eh. Non 6 livelli. 6, 7. Allora, lasciamo. Ecco, lasciamo andare una cosa che mi capo. Solo che... Non dire va bene perché... Questa la crepa la prima, eh. Se avessi preso sarebbe stata anche la mossa bellina. E su... E fai una bella serie da vedere. Prendi, su. Bello, l'ho preso al volo nei denti. Nei denti proprio, che fa? Ah, recupera. Grande. Poi l'ha fatto anche nel momento giusto, di tutto. Passatamente, quando recupera, non lo fanno sempre nel momento sbagliato. Eccolo qua. Abbiamo scappato la bottiglia di Chopin. Il primo, quasi tutti ce la fanno. Il novellino è nostro. Andiamo avanti. Un altro caro. Oh, sei un tipo. Bob è il condottiero, un altro leggendario, 42 ma però. Mi accontenterò. Con lo scudo. Oh, altri guerrieri. Io ho rompono le balle. Maledizione. E ora comincio proprio con il lancio. Ah, qui l'ha preso? L'ha preso, magari se non perdi tempo con. Oddio! Non so dove lanciarsi. Vabbè, andiamo, andiamo. Vai, fatti dire che sei cattivo. Spezzati lo scudo. Comunque se ce la fa... Chi è che l'ha sentito? Ma... Bella, questo l'ha sentito. Sente, eh? Dai, non le prende tutto. Vai, oh. Subito, subito, subito. L'avevi messo nell'angolino, magari nell'angolino, no. Deve essere utile. Però mi sa che... Non ce la fa. Non recupero energia adesso. Che fai? È montato? Perché appare le mosche? Qua è stremato però, eh? Grande. Recupero energia adesso. Recupero energia adesso.
non gli ho fatto niente? Dai che ce la fai, dai che ce la fai, dai che ce la fai, piglialo, 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 piglialo. Che brutto. Bravo, bravo, sei stato bravo, ragazzi. Proprio appena. Il casino è dopo. Terza sfida. Lui è già epico, se non mi sbaglio. Comunque epico, è un casino. Veleno. Ma che esemplare robusto! Bumble. Chissà come sono robuste le tue interiori. La razza Bumble è una razza. Mostra che sai fare! Poi dipende. C'è un altro Bumble che finisce, quindi non penso che questo metta il gioco in Bumble perché c'è scritto. Tutt'altro. Ma preso che l'altro che fai? Prendi? Non era il momento di recuperare. No, l'ha stremato. Non ci credo. Ma comunque la... Bello, bravo, ho fatto meglio che di prima. Adesso ci andiamo fino in fondo, eh? Non so se gli posso mettere qualcosa a lui. Il problema è che tutte le volte che gli metto qualcosa per gli sembra strano, crepano sempre. Ordine addestramento. Qui c'è l'arma di fuoco. Io posso mettere questi che dovrebbero lavorare benino, ma ce l'ha già però. Se avessi di questi mi sembra un pochino meglio. Non è che faccia tanta differenza alla fine, però che gli posso dare, perché comunque epico. Scusate, epico è già epico. Quindi non è che... Dunque andiamo, ragazzi, se poi ci crepa, oh. E ci crepa. Questo chi è? Martellone, una volta che devo fare un martello. L'armaiolo. Nessuno batte me! Neanche uno! La prima volta vedo un orco con il martellone. Che fa? Dove va? Ecco, mentre è distratto. Mentre è distratto. Mentre è distratto. E dai, però tutte le volte aspetti. Natale aspetti tutte le volte. Su. Oh. Non ci avrà mai, ragazzi. Questo è bello aggressivo. Oh, però io non sono qua, io. Ma non ti esaltare, perché ti devi saltare e prendere il tuo quarto shot? Non ha senso.
Comunque non avendo lo scudo le prende tutte. Che bello! Dai, dai che ce la fai, dai, dai che ce la fai. Ragazzi, non ci avrei scommesso un euro lì, veramente. Ragazzi. Però sono forti. E questo non vale una cicca, perché non è che sia un fenomeno. Adesso ce la fa l'ultimo, incrociamo le dita. La faremo o non ce la faremo? Io non mi esprimo più perché non gli avrei dato una lira né alla terza sfida né alla quarta, e l'ha vinta, quindi non dico niente, mi astengo. Eccolo un altro con il fuoco uguale. Insegnati a combattere. Partu. Nessuno batte me, neanche uno. Non mi esprimo. Però davvero che è successo? Che è successo? Che è sto casino? Che fa? Cosa sta facendo? Oh, è un ferocito! A volte devo dire inferocito, ma sì, ma inferocito se non fa niente. Guarda, sono inferocito, dai, continualo! No, no, ma perché? Finita, ragazzi, non ce la fa. Sta lì le prende, se è anche inferocito per il tuo. Mi dispiace. Oh! Ti prego, ti prego, ti prego! Perché non ne va bene mezza? Comunque ti faccio da... tanto così manca, ragazzi. Ma che sfiga. Lui, andiamo... anche lui non c'ha niente praticamente. Vabbè, dai, 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 andiamo. Aspettate, questo dura come... come il cartone di vino a una festa per ubriachi. Esatto. Dai, tanto il primo e il secondo gliela fai. Ti spero. Non mi batterai! Altri guerrieri! Io uccido tutti! Ma basta che ne uccidi uno! Mostra cosa sai fare! Sta cintura così romana bella, fondamentalmente sta armatura romana con questi dettagli. Quindi se tu ce la facessi non mi dispiacerebbe, anche se sei abbastanza scasso, abbastanza carino. Okay, penso che lo colpisca solo tre volte. È uscito. Aglio, no, dai. Era vinta, ma dai, ma non è possibile. Anime disegno. Bella vita, ma dai.
Io direi, mettiamo uno smilz a sto giro. Cosa trappo? Babba via. Ah, però questo esteticamente è bellino. Mi piacciono quelli con l'armatura di ossa. Arma avvelenata. Nessuna speranza. No, uno con nessuna speranza me lo voglio lasciare. Perché potrebbe essere utile in difesa. Sangue freddo. Ah, questo è lo zombino. C'è uno zombino solo, me lo tengo. Questo non può andare. Sterminatore. Tipo colpo, allevo brillante, bonus, tribale, lama mistica, scudo difensore. Sì, però non ha avuto. Ti è uscito dal gelo. No, che ho messo? Va di lei. Ragazzi, facciamo anche almeno, vediamo di fare almeno un assalto se riesce, perché comunque sterminando gli alleati poi dopo devi scureggiare. Mal di stomaco. Oh, speravo in qualche stimolo. Sì, guarda, lo stimolo gli era anche venuto. Comunque sono molto più fedi gli orchi degli altri. Me sono sempre quelli più scarsi. Comunque stai mando anche una certa nube tossica da un particolare posto posizionato nei bassi fondi. Sei morto! Naturalmente non stava veramente a posto di stanno, come dai, su, è fallo almeno uno. Andiamo, mamma mia. Tutte le volte ci da soffrire. Guarda come la. Hai uno scudo, usalo per favore. Grazie. Anche lui. Dai che ce la fai, su. Dai che ce la fai. Oh. Però secondo me sarebbe carino che nelle partite online, se io ti sconfiggo reggente, poi quando ti rientri nella partita ti trovi reggente morto. Sarebbe più figo secondo me. Metterebbe un po' di pepe in più nel gioco. Per così devi stare attento a chi metti, perché devi mettere uno che si combina bene con la difesa, ma anche con il discorso che ti prende morire online. Sarebbe più il canto del cantore non finirà mai. Il cantore. Allora preparati a morire. Dai, questa ce la dovresti fare. Beh, si picchia con il mandolino. Sì, si fa picchiare con il mandolino. Boom. E si fa anche battere, secondo me. Proprio allegramente. Comunque, di tutte le armi, proprio un. Vabbè. Un asciamandolino qua. Multitasking. Complimenti. Mi ha fatto una bella figura.
questo è anche mezzo strabico, mi sembra. Lui? Ma io mandavo un secco. Dai, mandiamolo, mandiamolo, ma chi se ne frega, dai, dai, a vedere cosa ha, cosa non ha. Mandiamoti, amico mio, a morte quasi certa. Vai. Vai, ma perché quelli degli altri sono tutti fighi? Un'altra vittima. Ma dai, che aspettato anche questo. Ecco, è uscito subito, l'abbiamo azzeccato. Sì, magari se tu non lo guardassi. Questo sta continuamente inferocito dal fuoco. Quindi a regola è perso. Anche se è livello 33, non siamo a livello 40. Dai, ma no. Un pugilo. È uguale. Sì, che fa? Inguardabile. Ok, spettacolo anche questo. Non so se è uno zombie anche questo. Non lo vedo incancrenito notevolmente. Poi mi voglio liberare un po' di dismessi che ci sono una marea. Paura del fuoco, bene, è un altro buono questo. Però almeno è velenoso. Dove ho letto paura del fuoco? Cioè le trappole? Ho letto paura del fuoco. Ah, no, avevo letto. Vadi, vadi! Vadi, vadi, che lei è un altro. Qui se troviamo qualcuno che utilizza il fuoco siamo fregati. E lo troveremo sicuramente. Quindi meglio troviamo e prima si fa. La Pablo, grande! Ti una bella lezione. Sto facendo un po' di forze online. Finita. E sto crepando. Così volendo. Perché è già inferocito, un altro lo troviamo subito inferocito, sarà dal veleno, molto probabilmente. Prima era inferocito dal fuoco, l'abbiamo beccato subito al primo incontro. Questo è inferocito dal veleno. Stiamo azzeccando tutte, eh? Vai, e ci saluta anche questo. Allora l'ha confuso per un non si sa che cosa. Ho qualcosa per te! Però non era il veleno. Oh! Che diavolo! Ma come ha vinto? Non è possibile, era perso! Ci sta a capire più il mondo. È tutto ok, è tutto un controsenso. Vabbè. Meglio così. E quando devi vincere perdi, quando praticamente è persa di vinci, tutto l'incontrario. Non è così freddo. Eccoci. Io combatto per Sauron e dedicherò con gioia la tua morte a lui. 38 al Starbo. Mi piacciono molto. Un altro stupido glob da uccidere. Questi globi qua. Scusa, questi anche qua, perché solitamente sono
sono abbastanza forti. Appena smizzo la vedo difficile. Però, dato che lui è 10 volte te, no? E te hai delle armi da lancio, lanciale. Bravo. Bravo. Vai, non gli andare addosso che è inferocito, no? Ma perché? Allora, ora va fino a... Ah, anche questa sarebbe vinta, eh? Vediamo se la perde. Ah, già vinto. Ragazzi, chiacchierando ma già vinte, vabbè, due. Ora vediamo dalla terza in poi si vede se vale qualcosa o no. Anche tu non stai più nella pelle? Tu diventerai presto la mia prossima vittima! È un livelletto superiore, però... Se... Io non... Ok, mi sono accorto ora che non ho nessuno. Facendo quasi niente. Preparati per l'esplosione! Ma lui fa gli attacchi ravvicinati e ha le armi da lancio. Poi le ha. Vai con le armi da lancio e te alla distanza. Vedi che così vinci. Stremato, stremato, no? Non ce la fa, non ce la posso. Bello lontano! Ce la poteva fare comunque. Non era impossibile, dai. Bello questo chi è? Un po' che... Ma come ricordo io? Le rape dal veleno, immune alle bestie, dominatore, ruggito bestiale, bonus tribale, bonus contrattacco selvaggio, forza immane, i suoi attacchi infliggono danni enormi, però uccisore di bestie, branco di Caragor, non ci leggo perché c'era lo sfondo bianco. Vulnerabile a furtività, porre del blocco, quindi questa come difesa non sarebbe nemmeno buona. Questa è utile, questo è giusto giusto per le fosse. Questa è anche figa però, ragazzi. Bella faccia. Esteticamente. Andiamo. Poi dopo apriamo anche tutte le casse. Oh, mi piace tantissimo quando fanno i gradassi. Un'altra vittima. Andiamo. Mi fa far brutta figura. Questo qui ce l'avrebbe fatto. Perché non lo attacchi e lasci stare gli altri che sono inutili? Minchia, non ti ho già levato in salita. Balla stabilità qua.
uscito, aglio. Reagisci, reagisci. Devi lasciare spazio. Ok. Bravo, ho fatto anche presto. Dai, e il novellino? Abbiamo fatto l'abbonamento per il novellino. Ci abbiamo proprio l'abbonamento. Tranne in rari casi. Vai, seconda. Che questa dovrebbe essere fattibile. Ma questo è bello. Beh, però, sembri uno sbruffone. E odio gli sbruffoni. E odio gli sbruffoni. Fatti sotto, sono più che pronto. Però è un bello sconto questo, anche dovrebbero avere lo stesso stile. A meno che quell'altro non abbia abilità particolari, solo che quell'altro è accompagnato. Perché se non dovrebbe essere quello che fa la differenza. Però. Ma perché devi prendere tutti i colpi? Evita qualcosa. Dai, picchialo! Lo guarda. E allora è inutile, no? Ah. Vabbè, però allora la puoi perdere, scusa. Perché ci mette di impegno. Inferocito, dai. Mena, però, mena, su. Madonna. Dai, su. Ma cosa fai? Ma sei inferocito per cosa? Cioè reattività zero proprio. Va bene, qui abbiamo fatto praticamente uno sfacelo. Vediamo un po'. Lei. Immune esecuzione. Ero fissato con il sangue freddo, perché è già un po' che non entro nel gioco. E molto probabilmente mi ero fissato con il sangue freddo perché ce l'hanno quasi tutti. Ishmoz, lo scalpo. Questo però mi sa di filo. Riuscire ad attaccare a distanza. Vediamo un po'. Flog cacciatore di uomini. Vulnerabile. Inferocito dal veleno. Assassino, agile, nessuna speranza. Anche con nessuna speranza mi c'era questa da attuare. Resto del veleno, utilizzare dei ragni. Cos'è il punto debole? Bersaglio debole. Paura del. Vai. Sei adatto. Sei un vincitore qua. Come te. Mandiamo l'ultimo, ragazzi. Poi apriamo un po' di forzieri, di scrigni. Ti credi forte? Ma io lo sono di più. Se scopro che sei un pappamolle, io ti uccido. Beh, in realtà ti ucciderò comunque. Scendi da lì. Bellissimo. Carne da macello. Dai, 33-40 minuti, su. Ma cosa dovete fare per vincerla? Ti mandavano di livello 1? E ho lanciato. Yeah.
Cioè, a me viene il mal di testa, ma colpitevi un po' meno e colpitevi un po' di più. Mi viene il mal di testa. Idiota! Ti colpite? Questo non l'ha colpito neanche una volta il mio. Mamma mia, che mossa è questa? Mi avevo già colpito la prima volta. Non l'ha colpito neanche una volta. Vieni qui! Capito? Lo deve colpire il cargo, se no non gliela fa. Ah, no. La guardia non gli fa nulla. No, ma è roba indecente però, ragazzi, questo no. Idiota! Muori dissanguato! Oh, l'ha colpito. Secondo colpo che gli dà. Spezzanti a metà. No! La faremo? Ce la faremo? Ce la... Non ce la faremo. Guarda, questo. Oh. Vabbè, comunque ragazzi, cioè... Non può essere sofferto così, alla fine gli ha dato tre colpi e l'ha fatto fuori, cioè. Mezz'ora ci hanno messo. Vabbè. Andiamo avanti. Cioè, almeno le cose facili, falle facili. Poi quando andiamo nel difficile saranno difficili, ma quelle facili fammele facili, per favore. Non mi rende difficile. Se sei ansioso di morire, bella, ti aiuto volentieri. Push, mangia morti. A vederti, non riusciresti a battere un cucciolo di Caradon. Beh, ma lascia, ma non devi fa questa affermazione che non... Ah, cambiamo un'altra rete di ballo. Danza. Che figo, sempre quelle degli avversari. Però lo devi anche, lo dovresti anche colpire. Beh, bella questa inquadratura, mi piace molto. Idiota! Idiota, però lo devi colpire. Bravo, vedi? Non gli hai fatto niente, niente. Tutte le prende. Ma lui cosa c'ha dietro? Una specie di zampa, di mano. Figata. Eh sì. Bravo, pure inferocito. Perché la volta che l'hai colpito lui era... Si è scoperto dopo un'oretta e mezzo che si stavano scontrando che lui era anche inferocito dal veleno. Perché... Ci vuole anche un bel po' prima che lo colpisca, capito? Va bene, io direi al momento. Allora, facciamo un po' il punto della situazione. Intanto mettiamo un reggente. Mettiamo lui, che è uno dei miei non preferiti, ma insomma. Perché questo è. Ah, quello è il frigito d'argento.
Vabbè, mettiamolo, dai. Lui non andrà nelle fosse. Urk è Kalmar Svellatore. Apriamo un po' di forzieri. Mercato. Mercato 19. Mappite. Allora, bottino d'argento. Per cos'era questo che non mi ricordo molto più? Ah, vabbè, non è che ne ho bisogno. Livello 43. Pugnale di Numenor. Ora l'incubo. Attacca furtivamente un capitano per due volte. 43% di probabilità di non essere individuato per un po' di tempo dopo aver ucciso un capitano. Due in più apre il telefono. Ripristinato con ogni uccisione furtiva. No, anche no. Arco di Gondor. Nuvola tonante. Usa un'arma a distanza per uccidere un nemico. Quando tu sei al massimo, 12 di salute ripristinato ogni colpo a distanza. Potrebbe essere buona questa, carina. Anche se assolutamente l'oro non lo utilizzo. Poi apriamo un altro forziere. Una spada. 34 di salute ripristinata dopo con un'esecuzione. No. Armatura di Ronkirin. Uccidi un capitano quando la tua salute è inferiore al 25, 14 probabilità di ripristinare proiettili elfici se colpiti da un capitano. E concentrazione anche, se è buono. 22% di che possa infliggere il gelo. Non è marcio questa. Ripristinare proiettili elfici e concentrazione, però 14%. Ok, poi ricompense, bottino di guerra, abbiamo questo che questo bottino di guerra, novellino veterano. Vabbè, partiamo con questo. Oh, 3 ne va. Abbiamo Stakugo furiere, anche gli Stakugo non sono malaccio. Leggendario anche, okay. E buona redizione, buona veste, classe avanzata condottiero, stendardo di guerra, richiesta di rinforzi, ultimo ordine, bonus tribale lancia ganci, bonus classe contrattacco selvaggio, ma almeno andiamo un po', pelle spesse è buono, molto buono. Maestro delle maledizioni, va bene. Arma maledetta, boh, non è che sia realizzato dai ragni, ma va anche bene. Però pure del blocco no. Ma pure del blocco no. Questo va bene per la forza. Un po' del blocco no, però. Eccolo con il martellone. Immune maledizioni, immune alle bestie, friggio da gelo, fuoriuscito dalle ferite mortali. Cassa avanzata dominatore, ruggito bestiale, lanci ganci e guerriero da prima linea. Chiama un Grog epico. Lo chiami? Ma anche in fossa, no, vero? Ci sono di bestie, branco di caramol. Paura dei ragni, tutti dei ragni. Pure le esecuzioni, felicità. Lasciamo qua, perché questo non è buono. Paura dei ragni. Ah no, delle esecuzioni, peggio ancora, complimenti. Ecco, questo sarebbe stato buono perché è vulnerabile al veleno, sangue freddo, immune alle maledizioni, immune alle bestie. Questo sarebbe anche abbastanza buono. Però attenzione delle esecuzioni, cioè non hai possibilità di vita. Ok, questo fornisce un'arma incendiaria e fornisce veleno, che comunque roba che ho già. Poi novellino, andiamo. Vabbè.
Assestamento a cavalcatura. Novellino, lascio il tempo che trovo, però riapriamo, dato che ce l'abbiamo. Vabbè, questo può essere utile, che lo uso abbastanza spesso. Difensori. Vabbè, arma avvelenata cos'è, sì. Ne dovrei avere un bel po' di quelli. Un altro. Ok. Le edizioni va bene, servono sempre. Questo serve sempre, l'avevo anche finiti. Degli olog, reclutamento banda olog. Cargo va bene. Cioè, robe che comunque servono sempre alla fine. Quante ne ho? Basta? Avrò aperto 1.000.000. Capito, forse è successivo. Saranno finiti. Va bene. Ok, saranno finiti? Sì. L'abbiamo visto. Da due. Ok, questo aumenta di uno. Credo il livello. Di uno, sì. E questi ne ho veramente tanti. Questo è utile. E questo di uno. Fornisce banda selvaggi. Ok, banda guerrieri. Veleno e aumento di livello. Finiti. Poi il signore della fossa. Ok, ultimo. Alla fine poi non è che ti danno, a parte la promozione epica e leggendario, le fosse non è che ti danno tutto sto grande delirio di ricompense, considerando quello che ci si mette a trovare un orco magari un po' decente e a tirarlo su, poi comunque vengono massacrati nelle fosse e poi non è che tirano tutto su. Però questo è epico, che però vabbè, qui abbiamo altra robetta anche precedente, ma non è che sia niente di eccezionale. E direi che adesso li mandiamo random, tanto facciamo, a parte che livello me li mette però. No, il livello me lo mette abbastanza. Sì, mettiamoli random, intanto. No, no, aspetta però. Random fino a un certo punto, perché una conquista online la vorrei fare. Vabbè, questo comunque tante esecuzioni ci potrebbe anche stare, perché per fare un assalto. Dobbiamo anche andare bene. Leggendario, boh. 37, bassi livello 37. Ragazzi, sto mettendo tutti, anche perché tanto non è che c'ho parecchia scelta. Adesso io voglio vedere il leggendario, cos'è che c'era, una cosa che non andava affatto bene, che cos'era. Ora del blocco, va bene. Comunque anche se ha paura del blocco, va bene per un assalto. Tanto non c'è nessuno che fa blocco. Vediamo un po' qui se c'è qualcosa magari che mi è scappato. Tante volte no. Non so.
sto a leggervi tutto. Oh, e questo è immune alle frecce, significa sangue freddo, ma senza un occhio poverino. Felicità di esecuzione, cosa trappole, lama mistica, segugio, banda cacciatori, spossatezza, ferita all'esecuzione, più attacchi furti, ferito alle bestie. Sa che non è affatto male. Dove è andato? Occhio selvaggio, dov'è? Cosa che. Monocolo, crimp e monocolo. Che fa parte della famiglia dei crimp. Questo farlo epico non sarebbe male. Boh, vediamo lui. Niente di solamente particolare. Sangue freddo, ruggito bestiale, scontro bellico. Usa i guanti per sbloccare la tua arma. Aggiunti. Ora esecuzioni. Niente di straordinario. Ignifugo. Sangue di sete. No, sete di sangue. Perché l'incontro? Ma che pirla sono. Spossatezza quando la sua rabbia svanisce. Bene, bravo, bravo. Hai anche una faccia molto intelligente. Vediamo il prossimo. No, ho già visto le robe che non mi piacciono. No, no, andiamo via. No? Dai, faccia simpatica, eh? Meno bello. Eh no. Vabbè, dai. Allora, direi, con loro, con questi, la tentiamo. Sperando che non vada male, perché potrebbe anche andare male, anche perché ragazzi è un po' che non gioco più. L'ho ripreso oggi con la live. Quindi oltre ad essere abbastanza scarso di mio per quanto riguarda il livello, che però prima non ero scarso nei combattimenti, della tutta. Adesso ho notato che sono scarso anche nei combattimenti, perché non avendo più la pratica come prima su tante cose, secondo me questo in battaglia almeno la tempistica la devi avere. Allora, vediamo, sperando che non ce la dia, non ci dia una roba impossibile. Oro. Oro, in quant'era l'oro? 2 minuti? 349 a 356. Quindi ci potrebbe anche stare, minchia quanti ce n'ha. E io però uno l'ho chiuso, l'ho bloccato uno, perché? E... potenza assedio. Uno l'ho bloccato io. Dove era il leggendario che mi era simpatico? Non morite per favore tutti quanti. Ma c'è anche il coso, eh? C'è anche lui che se mi muore ci terrei un attimino, quindi non vorrei livello 45, quindi lui che livello è superiore al 45. Qui bisogna andare nei dettagli, perché sennò no.
ucciso dal fuoco. È recente. Questo non è praticamente. Maledizioni, bestie. Bersaglio debole, infiammabile. Veleno. Leggendario, figo anche questo. C'è tutti roba figa però. Sta anche fortino. Sarà un bel casino secondo me. E qualcuno morirà. E quindi vedendo le premesse andiamo così, voglio andare così. Dai, tanto se la va la va, se non la va, non la va. Che ci si può fare. A me basta che non mi muore Mister Pelliccia lì. Pellicciotto. Tutto quello col cuoio. Ma il resto. Questo prendere l'oro sarà impossibile comunque, anche perché sono uno che sarebbe anche comodo delle cose, non riesco. Io tutte le cose a tempo io non riesco, quindi. Arrivederci! E se ne andò. Mamma mia. Rilevate per favore, grazie. Ecco, non mi ricordo neanche dove si voleva riuscire. Eccomi! Prenderò con un colpo sto giro perché. Dove vai? Credi di essere uomo del nord? Questa porta appartiene all'oscuro signore! Sono più furbo di questi qui! Non si sta già adattando, eh! Non vedo niente! Mantenete la posizione! E voi! Non vedo niente! Aglio! Ma gli altri dove sono? Perché sono? Già, beh! No, perché ora vabbè, perché si scherza! Ecco, no, si è ancora incuriosito! Non vedo. Oh, hanno sfondato. La guardia del corpo ce l'ho? Ma questi sono i miei. Morto, è morto, chi è morto? Vorrei catturare. Stanno attaccando il posto di guardia. C'è gente sanguinante. Ma posso catturare? Quel posto. Lo obbedirai. Che video. Vorrei catturare. Oh. Avanziamo verso la piazza. Chi era sanguinante? Ci credo quello. No, ho sbagliato.
è leggendario. Posso catturare? Avanti, verso il campo d'addestramento. Anzi, non ci sto perdendo la mazza, si vede? Allora, guarda questo come rompe le balle. Ma la poi è finita. Uscire. Mi divertirò così tanto. Non sto facendo niente, sto solo scappando. Immune ai frecci. Dov'è quell'altro? Non uscire, maledetto te. Ma guarda questo, ma la fai finita, è mezzo morto e non rompe le balle a me. Oh, ok, i cavoli tuoi e ne arrivo. Dove devo andare? Ci sta capendo di altro. Tutto qua. Che è sanguinante? Capito, c'è un po' di casino. Vai. Cattura, 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 cattura. Formosi la Raldo. Quindi devo andare dentro? No. Arrivano! Permesso. Così hai superato le mie difese esterne. Non ha importanza. Qui siamo tutti custodi della fiamma oscura. Bruceremo il tuo insignificante esercito, purificando questa terra dalla tua corruzione. Potevo anche fare identifica, quindi è stato abbastanza divertente. È un mondo sbocco ultimamente. Non riesco a vedere niente con tutto ciò che sono. Ora mischiamo! Mischiamo bene! Noi due! Noi mischiamo! Questa è la parte di cervello. Questo è mio! È mio, basta, fa cattura! Non uscire! Al mio? Questo è male. No, quell'altro è fermato, scusa. Anzi. Sì, è tutto pure. Unisciti al mio esercito! Combatti. Io mischio tutto. Combatti. Noi mischiamo. Tu mischia. E io entro, eh. Noi mischiamo. Ma guarda questo. Oh, bene, va. Ok. Mi fate entrare, per favore. Mi sento? Entro? Non entra. C'è qualcosa
passato per contestare. Usiamo anche lui così. Unisci le forze con lucente signore. Sconfiggeremo Sauron, Sauron. Se proprio devo. Ah, devo batterlo per forza. Ok. Pensavo bastava la conquista. Posso entrare? Non ci ho capito. Sì, se lei si accinge, grazie. Con calma, Tanto tra 32 secondi scade l'oro. Grazie, non ci ho capito Spero niente. Che ti abbiano avvisato. Non vado per il sottile. Beh, non mi hanno detto molto. Volevo vedere in secondo. Prendi quelle robe, perché ti blocchi? No, guarda te, non riesco a mirarlo. Oh, ma che la fai a morire?
pensi di avermi fatto del male? Non mi hai fatto un bel niente, Tark! Niente! Come no? Tanto Ramingo è il mio! Ricordo quella mossa! Porca. Qualcuno mi dia una mano? Qui non manca l'argento, si piglia alla fine. Veramente. Entri tu! Ci vuoi fare 10! Levati però! No! Cassino, si sono andato a infilare! E levati per... Bello, ma poi è preso! Tanto Ramingo, sei mio! Cassino, non ce la faccio neanche con loro, ma vi rendete conto? Basta che te ho rotto le palle. Non ce l'ho una guardia del corpo, non c'è niente. Questa gli ha preso tutta la vita! Ma non è possibile! Questo è un dramma, perché... Basta te, e basta! Ci vedo tutta la vita, ragazzi. Non mi tira. Di nuovo, ha recuperato di nuovo, è impossibile. Cioè questo qui tutte le volte che va in ferocità si recupera.
drammatico. Ricordo quella mossa. Bronzo. Ah, aspetta, però proprio svissa quella di due secondi. Vabbè. Hai recuperato di nuovo. Buono. Tanto Ramingo, sei il mio! E questo che butterò un minuto per secondo, ma... Ottimo colpo! Non è possibile. Ricordo quella mossa! Eccoti il vero dolore! E parliamo nell'alto. Aia, maledetto. Cassino. Non essere tesa. Combattiamo! Tanto Ramingo, sei mio! È ora di punirmi! Non ce la faccio adesso. Anche perché dopo un po', cioè, non si stancante, nel senso. Basta, bravo. Tra tutti. Ma questo è un anno che ce l'ho addosso, basta. Ricordo quella mossa. Che spalla finita anche qui. Ora che è compreso. Ricordo quella mossa. Lunghe le frecce. Apri bene. Vabbè, basta ragazzi, dai. Andiamo a ciò. Mamma mia, ma che cavolo c'è? Capisco che io non sono magari un fenomeno a giocare a questo gioco, ma ragazzi, questa è la peso veramente. E tutte le volte recuperavo. Immune all'esecuzione, anche. Che casino. È rimasto veramente sconvolto. Non pensavo sinceramente fosse così, cioè. In realtà uno così non l'avevo ancora mai trovato. solitamente non li trovo, ma non così forte che recuperano la vita così anche velocemente. Ma
Allora, si chiede di fare una cosa, ne proviamo magari un'altra. Non so, però una cosa che non sia come questa, un pochino più rapida. E 31 a strascia di classificazione, giustamente perché ho perso. Abbiamo avuto anche un po' di moriade. Scenità rosse. Lo zombie se mi muore. Lui non è morto per fortuna. Ci saranno. È un problema anche di mandare. Buono. Noi non andiamo. Mamma mia. Disastro. Salidevole, cagionevole, ce l'ha tutte. È tutta l'esecuzione, andiamo a tutto. Ok, proviamo così, di qua. Perché altro voglio vedere lui, è stato molto bene, perché una volta mi prendi. Fuoriuscita dai cadaveri, fuoriuscita dalle ferite mortali, fratello di sangue, dominazione, ondata di potenza, traffico di dati, ferito dagli attacchi a distanza, ferito dall'esecuzione, ferito dal fuoco. Cioè, non sembra niente di impossibile, però come abbiamo visto prima, anche le robe che sembrano semplici diventano, anzi, più probabile che le robe semplici diventano possibili che quelle impossibili siano come dovrebbero essere. Cosa ho detto non lo so, però va bene. Non so neanche te prima, vai. Non ne uscirai vivo.
preso. Non uscire, non uscire. Che fa? Non vorrei uscire, no. Non riesco. Credi davvero di avere una possibilità di conquistare una parte di questa fortezza? Cercherò di smettere di ridere, almeno mentre ti uccido. Vieni più nel mezzo, per favore. No, cattura, porca troia. Quello faceva male. Gettiamo. Sì. Cattura, su. No. Seguimi. Porca miseria, chi cattura? Una ora che sto qui. Sotto le balle, ciao! È mezz'ora che sono lì dentro, non me lo cattura, quindi c'è. Caricate! Ecco per l'altro. Oh, salta! Anche questo l'oro, ci ricordiamo che ho fatto da sinistra. Non lasciatevi bruciare! Mamma mia, non è una roba. Fatemi il lucente signore dentro di te. Sì. Certo, non potrai più farlo quando avrò finito con te. Su. Perché non può essere usato? Tu sei un nemico patente. Ora sono costellate due puntate. Posso catturare? Posso catturare? Mezz'ora, te lo chiedo. Dobbiamo prendere il posto di guardia. Ma c'è quel posto laggiù. Dai, fammi passare.
Arrenditi! Posso catturare? Dobbiamo prendere il campo d'addestramento. Il campo del tennis. Dove è il campo d'addestramento?